solo per segnalare un'interessante ma anche un po' stramba variazione filologica, nel senso che nella sua lettera al foglio Berlusconi o chi per lui scrive testualmente di essere sottoposto a un regime di piena e incontrollata sorveglianza, il cui evidente scopo è quello di eccetera. Ecco, è una citazione, io spero inconsapevole, da una lettera di Moro, quella che lui scrisse all'allora ministro degli interni Cossiga, dal carcere delle Brigate Rosse, il 29 marzo del 1978, testualmente: mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare, eccetera. Ecco, dal Moro, prigioniero, delle Brigate Rosse, quindi dagli anni di piombo e dalla stagione tragica e drammatica del terrorismo, al Berlusconi che si difende con gli stessi aggettivi per i festini del Bunga Bunga, viene da pensare che si misuri l'abbassamento e anche un po' la decomposizione della vita politica italiana.